Padrone! 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 Questo giovane vuole vedervi. Ha portato 4 capponi. Allora, venite, venite! Venite! Accomodatevi, figlio! Bene. Accomodatevi. Accomodatevi. Ditemi il vostro caso. Sedete. Vorrei dirle una parola in confidenza, dottore. Sì, sono... Prego. Raccontatevi, dite. Ecco, io vorrei sapere da un uomo che ha studiato... I fatti, per favore. Io voglio i fatti. Mi perdoni, signore. Noi poveri purtroppo non sappiamo parlare bene. Io vorrei sapere... Ma perché? Siete tutti uguali, benedetta gente. Invece di qui a raccontare i fatti, no signore, venite a fare delle domande perché avete già un vostro disegno nella testa. I fatti! Mi deve scusare, signor dottore, io vorrei sapere se a minacciare un povero parroco perché non celebri un matrimonio già stabilito c'è una penale, se è contro la legge. Oh, adesso è chiaro, ho capito, è un caso molto serio. Avete fatto molto bene a venire da me. Ci sono fior di grida che contemplano questo caso, anche quelle dell'anno scorso, del nuovo governatore. Ma ve lo faccio vedere, venite, voglio farvi toccare con mano. Venite qua. Ecco, adesso non sei cacciata lì, nel suo momento si è cacciata, perché bisogna sempre avere un sacco di cose. Non può essere sbagliata, deve essere qui per forza di questa. Eccola qua, infatti, ecco. Sapete leggere? Seguite con l'occhio. Milano, il 15 ottobre 1627. È stato quello dell'anno scorso. Grida fresca, sono quelle che fanno più paura. Sebbene per la grida pubblica, l'ordine del signor vice governatore Ferrere, eccetera, eccetera, in merito ad oppressione, concussione e atti tirannici, poi vi faccio vedere l'allegato, supposto da insulti e devoti a sua maestà, eccetera, eccetera, onde sopportate col parere del Senato e della Giunta, eccetera, eccetera, eccolo qua. Esercitano concussioni ed opprimono i più deboli in vari modi, eccetera. Sentite, che seguono o non seguono i matrimoni. Eh sì, questo qui è il mio caso. Non è finita. Adesso trovo il seguito, e questo non è finito. E questo, eccolo qua. Che siamo, sentite. C'è ben altro, dove eravamo? Ecco qua. I preti, sì, che quel prete non faccia quel che è obbligato per il suo ufficio. Oh, bene, questa grida l'hanno fatta apposta per me. Ed altre simili violenze, eccetera. Ordina e comanda che contro i contravventori si procede, eccetera, eccetera, a pena pecuniaria e corporale e ancora relegazione di galera fino alla morte. Ah, sì, molto giusto. Esordite, supposto. Ah, ad ogni modo avete fatto bene a venire qui disarmato. Dal momento però che vi siete messo nelle mie mani, per favore, era inutile che vi truccaste o vi travestisse da contadino, no? Ma è la verità, dottore. Io non vado in giro armato. Io sono un povero contadino, non sono uno scherzo. No. Sentite, parliamoci chiaro. O avete fiducia in me, altrimenti non se ne fa niente. Chi dice bugie all'avvocato, poi immancabilmente dirà la verità al giudice. Andiamo all'avvocato, bisogna dire tutto, chiaro. Starà poi a noi imbrogliare un po' le carte. Dovete dire tutto, a cominciare da quelli che vi hanno dato il mandato. E soprattutto se voi avete organizzato le cose per conto vostro. Guardate, con un pochettino di spesa io, se non avete offeso personaggi importanti, io riuscirò a tirarvi fuori di qua. Perché se pensi fare con le guida, insomma, vi dico la verità, nessuno è innocente e nessuno è cortese. Ah, dottore, che cosa ha capito? Io non ho fatto alcuna minaccia, sono io che ho subito il torto. Io non ho mai fatto prepotenze, perché io... Ma come? Ma che cosa state raccontando? Io vengo qui per ottenere giustizia. Io sono molto contento di aver visto la grida. Sì, voglio dire di aver visto quella legge che... Ma che razza di pasticcio avete combinato? Ma è possibile che non riusciate mai a dire le cose chiare una volta? Ma mi scusi, signor dottore, ma lei non me ne ha dato nemmeno il tempo. Ma voglio raccontarle tutto quanto dal principio. Beh, quella metà, pure da capo. Quel prepotente di Don Rodrigo. Ma cosa venite a rompermi la testa? Ma certi discorsi fateli fra voi ragazzotti, umili da fare con della gente da bene che sa che cosa valgono le parole. Andiamo fuori, andiamo. Ma via. Io le giuro. Ma non mi interessa niente il vostro giuramento. Via, sì, io. Via, fuori. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Che gli venga un accidente. Mangiateveli i vostri capponi. Che cosa avete combinato?